Saluto gli ospiti, per non bruciarmi altro tempo, passo la parola a Gian Maria De Paoli. E cosa devo dire? Hai detto tu. Vai, vai, vai. No, io dico questo. Se un arbitro non ha la forza, non ha la personalità di tranciare immediatamente, la caccia all'uomo fin dai primi minuti, ebbene, quest'arbitro non solo non è all'altezza della situazione, ma è il responsabile unico di tutto quello che potrà avvenire successivamente. E quello che è avvenuto che cos'è? Una partita di calcio trasformata in una partita di calci. Quello che evidentemente il signor D'Amato da Barletta voleva. Io non so cosa aggiungere, non so cosa aggiungere se non fare un elogio. Non so a tutta la squadra, evidentemente, per questo girone di andata massacrante in cui la squadra ha speso tutto quello che aveva e forse anche di più. Ma nella partita contro il Brescia vorrei fare un elogio particolare a Morello, autore di una paratona salva risultato, di Barussò, che è l'unico a cercare il gol da fuori area. E poi chiaramente di Rolando Bianchi, che fin dai primi minuti è stato azzannato dai pitbull bresciani. Ragazzi, andiamo a Brescia a giocarci le ultime nostre chance e comunque non è ancora finita. Penso di aver concluso. Franco. Sì, purtroppo c'erano state delle avvisaglie su questa partita, perché ricordo di aver sentito, di aver letto che il presidente del Brescia si rallegrava di incontrare il Torino nella finalissima, quasi come se già sapesse che le sorti gli sarebbero state favorevoli. Abbiamo incontrato la squadra più battuto la squadra più forte Esatto, dei disse playoff, che era abbiamo Cittadella. battuto il Cittadella e il Torino per noi non è certamente un problema, dando dei segnali già anticipati su quello che Alla Gaucci. ci aspettava, ecco, in modo anche molto arrogante, direi poco simpatico. C'è anche da dire, io faccio sempre la parte un po' del bastian contrari, che tutto sommato, comunque, in uno stadio pieno di 25.000 E tifosi 350. che soffiano sulla palla e che quasi la buttano dentro loro, noi non siamo riusciti a fare un gol. Questo purtroppo, Cioè, siamo riusciti a fare un gol. L'abbiamo fatto e come? questo purtroppo è un gol valido Un gol valido, siamo riusciti e dove ci l'abbiamo sia fatto. scritto Torino 1, Brescia 0. Certo, però se gli Stiamo arbitri. parlando di quello. E questo purtroppo cosa significa? Significa che abbiamo giocato un primo tempo di grande intensità durante il quale non siamo riusciti a concretizzare. Questo purtroppo è la croce che ci portiamo dietro sin dall'inizio. Questi sono dei brutti segnali, nel senso che il campo di Brescia, e lo sappiamo, è Ma un come si campo. fa a annullare quel gol lì, Franco? Quel tabellone doveva essere Torino 1, Brescia 0. Guarda, non esiste. Ma non esiste, era già passato, non esiste. Come l'ha visto che l'arbitro è alle spalle del giocatore del Brescia? Ma appunto, poi gliel'ha detto il guardaline, non lo so. Dunque, Poi. scusatemi, se abbiamo detto fino adesso che l'arbitro non è un arbitro all'altezza e non è stato un arbitro all'altezza dal punto di vista della disciplina del gioco, non si sognerà mai un arbitro all'ultimo secondo, dell'ultimo minuto, dell'ultimo istante, dell'ultima azione di una partita così importante, di concedere nel momento in cui ha un appiglio di quella maglia che viene tirata, di concedere il gol. Se un arbitro che non ha temperamento, che non ha carattere, che non ha polso, che non ha personalità, come abbiamo detto e siamo tutti d'accordo che è così, ci manca ancora che
davanti a quel piccolo appiglio che gli è stato concesso da Armà, che ha tirato la maglietta, all'ultimo secondo della partita concede il gol. Ma gli è andata ben, gli è andata di lusso. Ma lo concedi fino proprio perché non hai dato il rigore, due rigori durante la partita, casomai. Gli è andata di lusso fino al 93esimo, scatena la bagarre all'ultimo secondo. Ma no, un arbitro di un altro tono, di un'altra levatura, di un'altra anche levatura morale, l'avrebbe concesso, perché lì fischiava il gol e fischiava la fine, perché la partita era terminata. Un arbitro che siamo tutti convinti e d'accordo a riconoscere come non all'altezza, di sicuro ha un atteggiamento di quel genere, ma è certo, dire, è assolutamente forse certo, non ha il carattere, la personalità per riconoscere un gol di quel tipo, perché in area quando battono un calcio d'angolo si fanno arrosto, ne succedono allora mi fanno cenno che c'è una telefonata, è arrivata adesso, vi chiedo scusa, la prendiamo. Deve essere veramente stringato, grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Molto caro veloce. Pronto, caro Testo, sono Sergio da Torino. Sì. Ciao, tutti intanto gli ospiti e anche il mio amico Euro. Io volevo dire della partita di ieri sera che ho sentito per radio, un gol così non lo puoi annullare, perché ho giocato anch'io a calcio, quando il pallone è oltrepassato, vedi proprio il giocatore Arma, non è che proprio lo tira giù, nel senso che anche il giocatore essendo bagnato è scivolato il difensore, dunque il gol era regolare. Poi non parliamo degli arbitri, comunque tu credi ancora in questo calcio? Io non ci credo più, perché per me le cose sono già state fatte da tanto tempo, se dobbiamo rimanere in B, dobbiamo rimanere in B per forza. No, guarda solo la qualifica di Bianchi, è clamoroso. Allora, in Serie A ci hanno massacrato, quest'anno anche, lasciamo perdere. Speriamo in bene, ciao, grazie. Dicevi Mauro. Voi pensate se quel giocatore invece di chiamarsi Armà si fosse chiamato Milito, avesse giocato nell'Inter e avesse segnato il gol? E se la cosa invece che succedere qui fosse successa a Roma, volevo vedere adesso se qualcuno dei tifosi della Roma stava ancora lì a dire sì, un po' gliel'ha tirata la maglia, sarebbe venuto fuori un finimondo, un sacramento sarebbe venuto fuori. E invece no, non è la prima volta che capita a noi questa storia, perché clima di intimidazione l'abbiamo già subito nel 98 a Perugia, quando poi siamo andati a giocarci lo spareggio a Reggio Emilia, e a Roma nel 93 uguale. Evidentemente o siamo predisposti o siamo sfigati noi o c'è qualcos'altro che non quadra, o contro di noi sono già sicuri di darci dentro. Fine. Oscar, c'è la pubblicità, ma vuoi solo aggiungere veramente una cosa, poi lo riprendiamo dopo? Che il gol, come ha detto giusto anche Franco, il gol l'abbiamo fatto, ce l'hanno annullato, non è vero che l'abbiamo cercato, l'abbiamo trovato, e quando l'abbiamo trovato non ce l'hanno dato, e se quando segniamo ce l'hanno il gol, che possiamo fare? Quindi, questo discorso qui, poi vediamo cosa succede a Brescia, ma cosa andiamo a giocare a Brescia? Ma portiamo la primavera, Presidente, ma portiamo la primavera.